Buongiorno, anche se sono sveglia da un po', ma ora vi racconto. Intanto apriamo la finestra. Qui ci sono dei bimbi assonnatini ancora, eh? Eccomi ragazzi, mamma mia, oh, che nottata. A parte a un certo punto mi sono morta dal freddo, perché stasera fa improvvisamente freddo, quindi mi sono dovuta alzare. Io odio alzarmi dal letto mentre sto dormendo, quindi mi sono svegliata, proprio mi sono dovuta svegliare. Alzarmi, aprire, anzi, sì, aprire, ciao, vedi, chiudere la finestra. Poi mi sono svegliata verso le 4. Sapete quando avete tipo un campanellino che vi dice svegliati, tipo è successo qualcosa? Però non mi era arrivata nessuna notifica sul telefono. Poi mi sono ricordata che avevo spento internet dalla tendina. Fammi attivare internet, nessuna notifica. Tutto ciò così era, raga, sapete, proprio era un campanellino interno. Al che faccio? Vabbè, andiamo su Weverse a vedere se è uscito qualcosa, perché non mi arrivano notifiche su questa applicazione. Al che vado su Weverse e mi ritrovo ciò, perché oggi è 31 e domani è il compleanno di sto tizio. E quindi mi ritrovo che aveva postato, vabbè, se conoscete tutta la storia sapete che JK è come se non lo avesse il telefono, ok? Apprezzabile come cosa, per carità. Quindi ha postato tre messaggi e sembra come se, capito, fosse scesa Maria direttamente in terra. Quindi niente, ho detto, ah, ecco cos'è. Quindi niente, domani è il suo compleanno. E oggi, guarda caso, per non farci mancare nulla, è il compleanno di mia madre. Faccio il vlog e riprendiamo un po' questa giornata, perché abbiamo un po' di cose da fare. Quindi detto ciò, io mi sono svegliata alle 4, poi sono riandata a dormire. E mi sono svegliata alle 8, sono stata 48 minuti a letto a vedere cose, quindi questa è stata la mia mattina. E ora direi che, a parte mi devo ancora lavare il viso letteralmente, e poi andiamo a fare colazione, anche perché oggi ritorna anche mia sorella e devo liberare quindi anche la sua stanza da tutte le cose che ho messo nel corso del tempo. Poi ho iniziato la nuova dieta chetogenica che devo fare per 4 settimane. L'ho iniziata ieri, però già oggi, ragazzi, insomma, è la festa di mia madre, non posso, insomma, fare cose strane, però ovviamente si segue per tutto il resto del tempo, quindi abbiamo la colazione e il pranzo. Mi hanno tolto gli spuntini e sono nera questa cosa, perché ve lo dico sempre, sono come i bambini, se non faccio le merendine, soprattutto quella del pomeriggio, divento isterica. Non lo so perché, probabilmente è solo una cosa psicologica. Vedremo come andrà. Cioè, sicuramente me la faccio andare bene, perché insomma qualcosa deve pur succedere. Niente. Vado, mi preparo. Eccomi, mi sono ripresa. Allora, oggi è martedì, qua c'ho attaccata la mia dietina. Martedì, colazione, Phage 5% e 10 grammi di mandorle. Allora, mandorle. Sbagliandomi, perché mi sono appena resa conto che io ho preso il 2%, invece era il 5%. No, ma comunque lo vedete che quando uno è bionda dentro, cioè non serve il colore dei capelli. Ci posso credere. Vabbè, raga, è andata così. Prenderò il 2%, ci metterò un po' di miele. Io non ce la posso fare comunque con questa vita, proprio in generale. Allora, colazione pronta, ovviamente sempre nella tazza a tema. Yogurt, miele e un po' di mandorle. Veramente non so perché mi sono sbagliata. Sarà stata l'abitudine di prendere sempre lo yogurt al 2%, ma vabbè. Sfondo sobrio come sempre. Come ogni mio vlog che si rispetti, ovviamente una delle prime cose di cui parliamo è il programma di oggi. Perché una persona organizzata deve sapere cosa deve fare della sua vita. Magari un po' più dietro, grazie. Allora, alle 11 arriva mia sorella in teoria con il treno, quindi devo liberare la sua camera. Dopodiché a mezzogiorno è tornato il mio personal trainer dalle sue vacanze, quindi vado a fare lezioni con lui. Poi ho dei pacchetti da spedire, ovviamente sempre per la questione Vinted, vendita Funko Pop eccetera, quindi portare anche quelli. E poi iniziare a preparare per la festa di mia madre, che faremo qui in giardino, solo con i parenti, tutti tamponati, vaccinati eccetera eccetera eccetera, perché per forza di cose è anche appena sceso mio padre, quindi sentirete probabilmente i cani che fanno cose. Esauritino! Il sovrettino! Tra un po' il compleanno anche di Amaro. Tra l'altro, diciamo che ho un bel da fare qua. Togliere questo,
mensole che devo portare a casa di Julie, il flash soprattutto, tutte queste cose, lo sfondo, una mia scarpa che non ho capito, ah sì, l'avevo sciacquata, le scarpe le dovrò mettere qui perché soprattutto le triple S, queste qua, non entrano più nella scarpiera. E qui ce n'è anche un altro paio, cioè queste scarpe sono giganti, questi qua li metterò qui nel mio reparto Funko Pop che piano piano si sta sfoltendo. E fu così che adesso qui diventa una discarica praticamente. Qui abbiamo la sezione pacchi, lì anche c'è il rotolone di imballaggio. Devo trovare un posto per questo ovviamente, perché quello diciamo è un po' più fattibile, che essendo piatto lo appiccico all'armadio e via. Qui c'è un bordello ovviamente, tutte le cose di lavoro che ho usato questi giorni. Qua ho staccato anche l'ultima mensola, quindi c'è la parete libera. Se avete visto lo scorso vlog sapete poi cosa vorrei fare in questa zona, ma devo ovviamente aspettare. Non mi sono minimamente resa conto che erano già le 11, quindi ho messo il mio completino da palestra e vado. La lezione ce l'ho a mezzogiorno, però ci vuole un po' ad arrivare, quindi devo partire prima. Ho discretamente messo a posto qua quello insomma che potevo fare. Ora devo caricarmi questi pacchetti, stampare l'etichetta, me li porto dietro, così poi quando sono sulla strada del ritorno li accantono al punto PS e anche questa è andata. Sono arrivata un pochino prima, qui c'è la palestra, insomma la sala dove faccio la lezione col personal, quindi mi sono messa a rispondere a un po' di messaggi in direct che mi avete lasciato. Tra l'altro non so se sentite questi rumori di sirene cose, ma sono esattamente, non sto scherzando, 3 giorni che ovunque io vada, che sia vicino a casa mia, che sia sul raccordo, che sia adesso qui mentre stavo arrivando ho visto di tutto il fumo, ci sono incendi che mi perseguitano letteralmente, ma tipo fumoni di roba. In questo caso adesso qui non si vede perché è nella parte dietro, però è qui vicino. Sto cominciando letteralmente a pensare che potrei portare sfiga in qualche caso. Cioè, vestirsi di nero non vuol dire essere una strega, non vuol dire essere una iettatrice. Quindi per favore, cioè, mandatemi via qualsiasi cosa mi abbiate messo addosso, perché non si può fare sta vita. Cioè, niente, come non detto, praticamente è chiuso perché si vede che ci siamo solo noi e sono la prima persona oggi che lui e Elena si accorgono qui che in un'altra struttura, quindi devo aspettare, però intanto possiamo sbirciare dentro la mia magica saletta. Tornate a casa, fa molto caldo, molto caldo, e sono le 2 ed è anche uscito l'episodio dei Run BTS, quindi perfetto per pranzare in compagnia. Detto ciò, pranzo abbiamo 2 uova, 100 grammi verdure, 10 grammi parmigiano, 20 grammi olio. Famo sta cosa. Le uova come le facciamo? In realtà volevo fare le sode, ma ho troppa fame, quindi penso le sbatterò in padellina così. Ok, pranzetto pronto. Mi dà super fastidissimo l'olio sulla frittatina, ma neanche le ho messi 20 grammi alla fine. Vabbè. Puntatina e via. Ho passato un buon 20 minuti a pulire il pesce che avevo comprato ieri. In questo caso il calamaro. Io pulisco in maniera meticolosa, come vedete rimane solo proprio il calamaro con le alette. Questi invece sono i tentacolini che io non mangio, ma mia madre ci fa il suo, quindi ora lo metto in congelatore e anche questa è fatta. Tra l'altro prima di pranzo sono passata anche a portare i pacchi che avevo messo in macchina, quindi anche quello è fatto. Adesso devo fare la doccia, lavare i capelli e poi iniziare a preparare. Allora, ho perso la concezione del tempo perché Tizio decide di andare in live sempre quando ovviamente ho da fare. Comunque stavolta l'abbiamo beccato, è in live da 1 ora e mezza. Vedete, questo è il bannerino del suo compleanno che non ho capito perché sono miliardari, ma comunque continuano a stampargli sti pezzi di carta. Comunque da loro è appena scattata la mezzanotte, da qualche minuto, quindi è ufficialmente il suo compleannino. E ora sta cantando Dimple, già posso fare, vi giuro. Non so perché ho scelto questa vita. So anche io in Guardate che carini che siamo. Questo è l'unico frame video dove ci potrete vedere insieme. Bravo, guarda qui, grazie. Ciao. Ha detto pure ciao. In teoria devo ancora farmi la doccia, volevo lavarmi i capelli, ma tra poco arrivano tutti e dobbiamo ancora preparare. No, no, grazie. Se avessi scelto, vi giuro, qualsiasi altro momento peggiore, probabilmente non l'avrebbe mai beccato. Horta pitte. Horta pitte.
Mi fa morire, giuro. Scusate, ma con questa canzone mi meritate un duetto. Tanto urizza volta che io con una cade. Chi mi te che ho hero e azzeme te se nagate. Neanche in coreano, ragazzi, in giapponese. Quello che ha detto lui. Scusate, devo riprendere questo pezzo perché questa è la mia canzone preferita. Ah, vabbè, aspettate che sto sono bevuta. Ciao mami. Che fai? Eccola, arriva, ciao. Allora, qui sono andati a prendere un po' di cosine. Li abbiamo reparto aperiti. Qui c'è la torta che vi faccio sbirciare, ma vedete meglio dopo. Finalmente ho ritrovato la macchinetta. Ah, sì. Ora. Ecco la festeggiata che ora niente si farà vedere magari prima o poi. Saluta, dici ciao. Ciao, mi sei non mi risalva qua. Che ne sono telefonati. Io non ho fatto in tempo perché qualcuno mi ha bloccata. Non io che ho appena visto questi. Allora, abbiamo addirittura dei tovagliolini. Ah, però non c'è scritto 50. Dei fessoni da bimbi di 6 anni. Qual è il motivo? Vabbè, non si sa. Già qui troviamo un po' più di stile, diciamo, c'è comunque un pensiero dietro, anche sulla tovaglia. E qui c'è un bambino piccolino. Che vuoi? No. Non si fa. Nananahi. Vuoi attaccare? Oddio, piena di caccole sei. Che brutta. Che cos'è? Ma che cos'è? Giuro, non so perché ho questa lente che mi sta dando il tormento da prima. Poi dite perché non le metti mai le lenti. Questo è il motivo. In tutto ciò comunque si sono fatte le 7:29. Cioè, la giornata è letteralmente volata. Ma quando succedono queste cose fuori programma, tipo appunto la diretta del tipo di cui non faremo il nome, che ci è piaciuta, l'abbiamo apprezzata, però lunga, cioè la più lunga mai vista finora. Poi per carità, fosse per me può farle pure che durano tutto il giorno, però uno c'ha una vita. Poi dici, staccala, tanto è una diretta, poi la registrano, la rivedi più avanti. Non ce la faccio, raga, non ce la faccio. Quando so che stanno in live e che quello che vedo è realmente quello che stanno facendo in quel momento, cosa che è più unica che rara, non ce la faccio a dire la stoppo, capite? Quindi quando posso, ovviamente, la seguo dall'inizio alla fine. Detto ciò, vorrei farvi vedere il mio outfit, ma non credo si veda giù di così. Comunque questo è un vestito ovviamente nero perché sì, non ho altro colore nel mio armadio. Una cintina, queste scarpe qui, i sandali delle Dr. Martens, ma non mi ricordo mai il nome del modello. E poi mi chiedete in continuazione di tutte queste catenine, che in realtà questa qui a 3 è unica ed è di Shein, l'ho presa di recente quindi la dovreste trovare. Questo qua invece è della gioielleria ed è una collanina con tutte le palline. Poi ovviamente i miei soliti anellini qua. Qui abbiamo l'Icy. Una parte è già qui. C'è anche Giorgia, saluta. Dopo anni che non sei sul tubo, Giorgia, dici qualcosa. Cosa fai nella tua vita? Cosa fai nella vita? Nulla. Bene. Allora riprendiamo Icy, che sicuramente fa qualcosa. Video. Hanno messo questa playlist che ovviamente non ci faccio niente io. Mia nonna ha portato queste cose che ha fatto lei. Sono tornata a sbirciare le pastine. Ragazzi, scrivetemi nei commenti qual è la vostra pasta preferita. Di queste qua da banco. Allora, io, diciamo, aragostine. Questi non so in realtà che nome abbiano, ma sono buonissimi con gli zuccherini sopra. Ma le crostatine con la crema, dovete sapere che ho un fetish per la crema. Però non qualsiasi, madonna sta luce mi sembra, guarda. Però non qualsiasi tipo di crema, cioè proprio la crema classica pasticcera. Neanche chantilly, proprio la pasticcera. E se è pure un po' aromatizzata al limone. Tra l'altro ho appena fatto caso al fatto che lo sfondo del tipo è questo. In tutto c'è il messaggio che avete sentito che mi è arrivato. Sono i messaggi della mia amica Alessia. Ciao Ale, se stai guardando questo video. Che tra ieri e oggi non si sa quanto abbiamo sclerato, perché il suo bias è Jimin
Eccola. C'era la live di Jimin, il mio bias JK. Oggi c'è la live di JK, quindi siamo un po' pazzi questi giorni. Trovatevi un'amica che ha le vostre stesse passioni, perché penso sennò io sarei più pazza di come lo sono adesso. Quindi ringraziate Alessia se io non vi sclero proprio sempre 24/7, every day, every night. Siamo arrivati al momento della torta. Se riescono a montare i bicchieri. Ecco la mamma, le zie. Aspettate, c'è una reverse tour. Ma è già rotto. Dai, per aria, per aria. Bello, come un concerto. Chiedo solo una cosa, non fate caso alla maglietta di mio cugino dove c'è scritto Crazy Muffles, che non so chi è. C'era ai tempi dei guanti. Si ricorda. Comunque era mio un tempo, era mio. Puoi riprendere la maglietta? No, no. Ma perché c'è sta maglietta? Ma l'ha regalata te? Ho capito. Era una cosa di One Direction. Ecco, amore, ma com'è? Crema e fragole? Fragoline di bosco. Nati, fammi come vedere la torta. E limone, dice. Carina. Ma non è che sarà buona. Certo, potevamo... Facciamo un mukbang della torta. Guarda la sta mangiando. Buona. Che vuol dire non è alcolica? Raga, io sono stemmia, meno male sto a casa. Limoncello! Amore, Filippo, vieni un po'. Ecco qua. Snobbata dall'ennesimo uomo. Ma che sta a fa? Ah, perché sta aprendo il coso? Voi fate conto che io tra questi sono la più normale. Ok ragazzi, siamo giunti anche alla fine di questa lunghissima giornata che mi è sembrata infinita. Qui abbiamo Gnomino pronto per andare a letto. Ho messo la mia super camicina da notte di Ariel e sono pronta per fare dei dolci sonni una volta che mi sarò struccata. Anzi, togliamoci insieme le ciglia finte. Oh. Ogni volta che mi tolgo le ciglia finte mi viene in mente la scena di presente Ursula di Bianca e Bernie. Lei, e tra l'altro guardate come cambia molto bene la magia. Oh, delle ciglia finte. Così sembra con gli occhietti piccoli piccoli. Detto ciò, domani è un'altra bella giornatina, quindi sì, poi vedrete nelle stories se mi seguite su Instagram, altrimenti non lo vedrete perché questo video non uscirà entro 24 ore delle stories, ma vabbè. Poi è arrivata anche la Wendix. Detto ciò, grazie per essere stati con me anche oggi. Mi dispiace per chi non è fan dei BTS che si è subito tutto ciò, però capitemi. Detto ciò, vi mando un bacio grande. Madonna, comunque senza unghie un mese può vedere. A breve arriverà anche il video dove rifaccio le unghie dopo mesi e mesi e mesi. Non vi preoccupate. Oltre al cambiamento dei capelli che ancora dovete vedere. Quello che vado a fare domani c'entra qualcosa. Detto ciò, vi mando un bacio grande e ci vediamo presto. Ciao!